Allora, la partita è finita, stanno festeggiando, c'è una maglietta, Poppy ti aspettiamo, Poppy è lui, che Poppy Damian si è infortunato la settimana scorsa contro il Brescia, oggi i tuoi compagni ti hanno voluto insomma omaggiare con questa maglia, fa piacere indubbiamente. Sì, sì, è una squadra meravigliosa, sono al settimo cielo, contentissimo di far parte di questo gruppo e questa maglia è l'esempio di quanto ci vogliamo bene, di quanto siamo uniti e di quanto ci crediamo fino alla fine per arrivare alle finali. Parlavo prima con il mister, non so se lo sai, ma l'Udinese ha pareggiato, quindi questo vuol dire che siete terzi, dietro Inter Milan ci siete voi, insomma doveva essere un anno di rifondazione, siete comunque ancora lì su, terzi in un campionato così difficile non è facile. Sì, 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 inizio anno ci hanno detto che era una squadra non costruita per vincere, però invece col passare del tempo ci siamo uniti, siamo diventati gruppo, siamo una squadra, adesso giochiamo anche molto bene a calcio. E arrivare terzi è una grande soddisfazione, adesso proviamo a ripetere l'impresa dell'anno scorso. È stato difficile vederli da fuori i tuoi compagni? Non sono abituato, non è facile, però sono contento per il risultato, per la vittoria e adesso ci giochiamo i playoff. Ascoltami, per giocarsi i playoff tu cosa fai? Senti di provarci o è troppo difficile? La prima partita dei playoff purtroppo non ce la faccio, ce la metterò tutta per recuperare il prima possibile. Speriamo. Parla con i ragazzi allora, digli di andare avanti, così ritorni. Va bene, glielo dico ogni giorno. Speriamo. Grazie Poppy. Grazie mille. Grazie.